tutti pomodorini e pomodorine, come state? E bentornati in questo nuovo video. Oggi ho per voi un argomento di cui si parla molto e ci si fanno molte domande. Quindi l'argomento di oggi sarà lettura cartacea o lettura digitale. Ma prima di iniziare con l'argomento vero e proprio, volevo dirvi che ho aperto una pagina Ko-fi, che è una pagina di sostegno, si può così dire, per progetti. Quindi se qualora voi apprezzaste il lavoro che faccio su YouTube e voleste darmi una mano per migliorare i contenuti, migliorare la qualità, portare nuovi contenuti, potete offrirmi un simbolico caffè del valore di 3 dollari circa e vi lascio il link qui sotto. Io sarò super 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 grata sicuramente a chi lo farà, ma ovviamente non è una cosa obbligatoria, è solamente se vi piace il lavoro che faccio e se volete sostenermi. Perché io purtroppo, non lavorando, spesso devo accumulare quei pochi soldi che mi arrivano mensilmente per vari motivi che non sto qui a spiegarvi. No, non mi prostituisco comunque. E quindi mi è difficile spesso, non lo so, riuscire a portarvi un nuovo libro, un nuovo fumetto, parlarvene bene, o non mi piace ancora la qualità dei miei video, perché sapete che io avrei la Canon ma non la uso più per fare i video perché non ho lo schermo, non si può collegare a EOS Utility, quindi per vedersi dal computer, perciò sto usando una videocamera che però anche voi lo vedete che non è di grandissima qualità e sto cercando anche di risparmiare per appunto migliorare la qualità video, luci e tutto quanto, e se voi mi aiutaste io vi sarei eternamente eternamente grata. E trovate il link qui sotto, ripeto, non è obbligatorio. Bene, ora che siamo pronti per l'argomento del giorno mi sono anche infiorellata. Ovviamente la prima cosa di cui parleremo è lettura cartacea, perché direi che è la più comune, ovviamente. Come sappiamo tutti quanti, l'editoria italiana è un pelino caretta. Noi in Italia, come anche in tutto il mondo, suppongo, abbiamo due edizioni. L'edizione in copertina rigida, che solitamente è la prima che esce, ma ultimamente non sempre, ed è quella che costa di più, e poi abbiamo le brossure, che sono quelle che costano di meno. Copertina rigida e brossura flessibile. Ovviamente questi due libri sono editi dalla stessa casa editrice, ma hanno prezzi ben diversi. Regina Rossa, edito Mondadori, costerebbe 19 euro. Ed è bellissimo, un'edizione fantastica, meravigliosa. Poi Percy Jackson, sempre edito Mondadori, però bestseller, e quindi costa 13 euro. Questo video si fa per quelle persone che magari non se ne intendono molto. Se voi non avete fretta di leggere un libro, potete aspettare, magari anche chiedendolo a casa editrice su Facebook, quando uscirà la brossura del libro. Ovviamente se è un libro uscito da poco, dove la serie deve ancora finire, magari come Regina Rossa, è difficile che la brossura esca a poco tempo. Poi, parlando dell'editoria inglese, abbiamo comunque la brossura e il libro in copertina rigida. I libri inglesi, solitamente, a volte, anche se sono in copertina rigida, costano un pelino di meno di quelli italiani. Se invece siete come me, che siete abbastanza poveri, riuscite a leggere abbastanza bene in inglese, avete un account Amazon, io vi consiglio di comprare i libri in lingua, però in copertina flessibile, perché veramente ce ne sono partiamo da prezzi dai 6 euro fino massimo ai 12 euro. Le copertine solitamente sono anche le stesse. Ci sono due versioni però di copertina flessibile. Questa ad esempio è quella inglese, che è rigida e si rovina la costina. Questo qui io però l'ho preso in aeroporto a Malta, vabbè. E costerebbe 7 sterline e 59, quindi su Amazon dovreste trovarlo tipo a 9 euro. No? Costano meno, ma alla fin fine sono veramente stampati bene, c'è tutto quanto, c'è la stessa cosa. I pro e i contro della lettura cartacea. I pro sono sicuramente che tenere in mano un libro, sentire il profumo, sfogliare le pagine è una cosa meravigliosa, e in più quando si accumulano, diciamo che fanno la loro bella figura in libreria, ed è una cosa che noi lettori amiamo tantissimo, specialmente anche chi è quasi anche più collezionista. Ma quali sono i contro? I contro sono, come vi ho praticamente già detto, che spesso i libri, specialmente magari in Italia, costano, specialmente le copertine rigide, un libro può arrivare a costare 19-22 euro. Capite bene che non sono prezzi per tutte le tasche. Questi sono i pro e i contro. Ora passiamo alla lettura digitale, che suppongo sia l'argomento che interessa di più. In questo caso vi parlerò di
due esperienze che io ho avuto con la lettura digitale. La prima lettura digitale che si fa di solito è quella con il computer, perché noi praticamente leggiamo o con il cellulare, leggiamo ogni giorno, leggiamo notizie, guardiamo foto, leggiamo articoli, magari leggiamo messaggi, quindi leggiamo sia dal computer sia dal cellulare. Qual è il problema? I nostri occhi si stancano veramente tantissimo di leggere questi due schermi, specialmente io porto gli occhiali da riposo. Leggere sul cellulare o leggere sul computer mi è veramente difficile perché mi viene mal di testa, non ce la faccio. L'era moderna ci ha donato gli e-reader. Ora, io voglio parlarvi del primo e-reader che ho mai avuto in vita mia, qual è stato il Kobo Mini. Il Kobo era grande, 5 pollici circa, quindi così. Un Kobo Mini perché era più piccolo, non aveva la luce integrata. Mi è costato veramente poco perché l'ho pagato una 60ina di euro, ora è fuori produzione. E la Kobo è una cosa molto molto bella, ovvero quando voi andate ad esempio alla MediaWorld, all'Unieuro, hanno quelle schede attaccate da tutte le parti, quali possono essere Play Store, Netflix. Ci sono anche le schedine Kobo che funzionano praticamente come una sorta di ricarica telefonica. Voi la comprate, c'è del costo di 10, 15, 20, 30, 50 euro, insomma quello che volete, potete comprare una o due. Andate alla cassa, pagate, poi quando tornate a casa e voi avete il vostro account Kobo, andate su ricarica account, ora non mi ricordo, ma in ogni caso se sapete smanettare lo troverete di sicuro, e poi dietro la cartina ci sono le istruzioni, grattate per vedere qual è il codice, inserite il codice e quindi poi il vostro account sarà ricaricato di 10-20 euro, quelli che avete preso, proprio come un telefono. I soldi si scaleranno solamente qualora voi compraste i libri dal sito oppure attraverso il Kobo nell'App Store o anche dal telefono tramite l'app. I pro sicuramente di avere questa cosa è che è abbastanza immediata, come puoi scegliere ad esempio quali libri comprare, metterteli tutti nel carrello come ad esempio faresti su Amazon e poi decidere sì, questo no, vediamo, non lo so, magari lo prendo un'altra volta, e vi prendete insomma quello che volete prendervi proprio subito, quello che deve essere vostro, lo volete leggere subito, quello. Quindi potete anche avere questa scelta. I prezzi degli ebook sono gli stessi in tutti i siti, ma costano meno rispetto a un libro cartaceo, anche se devo dire negli ultimi anni, ad esempio, i libri nuovi che escono, come può essere, non lo so, Un Trono di Ghiaccio o qualche libro uscito da poco, costano dai 7 ai 9 euro, quindi capite bene che lì è un file digitale, però lo pagate come se fosse quasi un cartaceo. Però esiste la pirateria, di questo però ve ne parlerò quando avremo visto anche quello che sto usando ora. L'e-reader che sto usando adesso è il Kindle Paperwhite, che è probabilmente la cosa più famosa che esista per leggere libri, e specialmente su Amazon, perché voi entrate c'è la pubblicità Kindle, perché è stato inventato da Amazon, infatti dietro c'è scritto Amazon. Il mio è quello con le offerte speciali, vuol dire che quando spengo lo schermo, non del tutto, o quando lo accendo, mi vengono fuori queste pubblicità o delle barre con quali possono essere le promozioni per l'oggettistica Kindle, ad esempio le cover, o tipo qui c'è anche il caricatore, oppure dei libri proprio, mi vengono fuori dei titoli, e di solito non è proprio della roba che mi interessa, però costava meno, quindi ho preso questo. E il Kindle vi viene dato in una scatola, ovviamente viene mandato in una scatola, costa 129 euro a prezzo pieno su Amazon, io sono riuscita a prenderlo a 99 euro perché mi era arrivata la mail dello sconto. Vi viene dato con la scatola e con ovviamente il caricatore per il computer con l'USB, e poi di qua c'è quello che in realtà è universale per i telefoni di adesso, tipo HTC, Samsung. Se voi avete uno di quei caricatori che si stacca dal filo, potete attaccare questo e attaccarlo alla corrente invece che attaccarlo al computer, che magari lo ricarica un po' lentamente, perché alla fine serve più che altro per passare i file dal computer al Kindle. Per comprare i libri su Kindle basta ovviamente cercarli su Amazon, avere un account collegato, si clicca e direttamente si compra, non si possono mettere nel carrello, o credo ci sia l'opzione per cambiare, ma non ne sono sicura. Comunque c'è l'opzione compra con one click, quindi voi cliccate e se avete soldi nella posta pay collegata al vostro account, subito
è comprato, quel libro è comprato e ve lo ritrovate dentro il dispositivo. Il dispositivo innanzitutto è molto più grande rispetto a quello che avevo prima e, come potete vedere, ha la luce integrata, che è una cosa molto molto importante se, come me, leggete in situazioni di scarsa luce, che vuol dire, ad esempio, in camera mia non c'è tantissima luce, a letto, prima di dormire, io dormo sopra a pochissimi centimetri dal soffitto, quindi non ho proprio una luce, è antiriflesso, quindi se voi vi mettete così sotto il sole potete abbassare la luminosità o alzarla del tutto, non vi fa male agli occhi. Ovviamente se leggete per 12 ore di fila è ovvio che poi gli occhi si stancano e siete un po' stufi. Non legge i file EPUB, ma solo PDF, MOBI e tutti gli altri 800.000. Ma se qualora voi aveste degli EPUB, perché ad esempio io li ho scaricati sul computer dal sito della Kobo per poi passarmi di qua, ho usato il programma Calibre, li ho cambiati di formato e poi li ho passati di qua. Può contenere migliaia di libri, mi sembra che abbia 2 o 4 giga, però capite bene che i file digitali così non pesano tantissimo. Poi potete passarveli nel computer se non volete averli, potete leggere qualsiasi cosa, qualsiasi, anche fumetti, graphic novel, ma ovviamente li vedrete sempre in bianco e nero, non a colori. Potete mettere la modalità aereo e qui c'è l'icona di negozio e voi potete andare lì e cercare i libri sul negozio come se steste cercando da Amazon. Ovviamente ci sono anche i libri in lingua perché c'è tutto il catalogo dei libri Amazon, tutto, a parte magari qualcuno, ma raramente, però c'è veramente tutto. Io mi trovo benissimo perché è veramente tanto tanto fluido ed è leggero. Quindi è anche trasportabilissimo qualora voi doveste compiere un viaggio in treno, non lo so, e spesso i libri ci pesano, cioè è brutto da dire perché è bello portarsi dietro il libro, ma capite bene che un libro come Regina Rossa che vi ho fatto vedere pesa tantissimo, quindi portarselo magari nella borsa o portarselo nello zaino, dove magari avete anche paura che si rovini, questa è la vostra soluzione. Purtroppo non esiste un'applicazione come in America che voi potete scannerizzare il codice a barre di un libro e lui scarica, praticamente vi si scarica automaticamente il file in ebook. Purtroppo questa cosa in Italia non esiste. Quando voi spegnete del tutto lo schermo rimane così e non si vede niente. La batteria per tutti gli e-reader dura dall'una alle 2 settimane, poi ovviamente dipende l'utilizzo che ne fate, perché se siete come me, che lo usate tutto il giorno però lo accendete, lo spegnete, lo accendete, lo spegnete, lo accendete, lo spegnete, ovviamente dura di meno, ma parliamo sempre su 5 giorni, insomma io non mi si è ancora scaricato del tutto da quando l'ho comprato, e l'ho comprato 2-3 mesi fa, e vabbè che ogni tanto l'ho rimesso sotto carica per passarmi i libri, però capite che... Passando all'ultimo argomento, la pirateria. La pirateria. A volte, quando noi cerchiamo il titolo di un libro su Google, ci viene fuori poi PDF. In quel caso voi potete provare a vedere se c'è il file PDF e scrivere PDF download e scaricarlo. Qualora lo trovaste, è fatta. Magari cambiate il formato con Calibre, ve lo passate su Kindle, sul Kobo, su quello che avete. Perfetto. Ovviamente del Kobo ci sono anche quelli con la luce integrata che costano un pelino di più ovviamente rispetto al Kobo Mini. Qualora invece non trovasse il file, potete ad esempio chiedere su Yahoo se qualcuno ce l'ha, potete provare, io delle volte provo su Instagram a vedere se qualcuno riesce a passarmi il file, a volte insomma si riesce a trovarlo anche con questi escamotage e quindi non si paga, che è la cosa più bella del mondo. E io mi trovo molto bene a leggere con il Kindle o comunque con l'e-reader perché posso portarmelo dappertutto, quindi quando ho un po' di tempo lo tiro fuori e leggo, come in treno, mentre aspetto mia cugina perché vado a prenderla a scuola, durante la pausa a scuola, ovunque, e soprattutto leggo molto molto più velocemente rispetto a un libro normale. Il bianco e nero che vedete sugli reader è praticamente un inchiostro, quindi si vede proprio ad inchiostro, non dà assolutamente fastidio agli occhi, so che è una cosa
che spesso ci si chiede, ma dà fastidio, c'è il riflesso? No, non è come leggere da un cellulare, da un tablet, dal computer, assolutamente no. Io penso di avervi detto tutto quanto, penso di aver parlato per un'ora e ci metterò un miliardo di anni a montare questo video. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate della lettura cartacea e della lettura digitale, con quale dispositivo leggete libri digitali e soprattutto se avete delle domande, perché sicuramente non avrò detto tutto quanto in questo video, ma se avete altre domande fatemelo sapere qui sotto con un commento e io vi risponderò prontamente, subito, vi dirò qualsiasi cosa, dove potete comprare i libri, quanto costano, che ebook scegliere, che e-reader scegliere, tutto quello che volete. È che ho parlato anche troppo, quindi noi ci vediamo al prossimo video e io vi auguro cose belle a tutti e niente, ciao e alla prossima, ciao!